Venerdì 24 ottobre prenderà il via la 24esima sagra del fungo chiodino di Dello, con tante novità, fra cui la Piazza dei Sapori, cioè uno stand gastronomico dove si potranno gustare gli squisiti piatti tradizionali accompagnati dal fungo chiodino, protagonista della sagra. Si terranno inoltre una sfilata in stile vintage, verranno allestite un'area bimbi per i più piccoli, una mostra micologica ed un'esposizione di strumenti musicali antichi ed opere d'arte. Il tutto sarà accompagnato da spettacoli di intrattenimento per grandi e piccini. Ai microfoni di Radio Vera e Radio Bruno Brescia parla Francesco Gilberti, assessore del Comune di Dello. Sì, quest'anno infatti la sagra ha un punto di dinamismo in più, abbiamo inserito un bel po' di idee nuove e grazie alla gente di Dello che è straordinaria e ci ha portato molte nuove idee, molte nuove iniziative, riusciremo ad avere una sagra attiva dal venerdì sera fino alla domenica sera, con molti molti eventi culturali, una piazza dei sapori di nuova concezione e di nuova fantasia, dove la gente, oltre a degustare i nostri prodotti tipici nella piazza dei sapori, potrà poi nello stand gastronomico assaggiare e mangiare tutti i nostri prodotti tipici, il tutto condito da un programma culturale che vuol far scoprire le bellezze del nostro territorio. Infatti Dello e le sue quattro frazioni hanno delle bellezze culturali straordinarie come la Pieve di Corticelle, Palazzo Baronio, il Palazzo di Dello, il Museo di Rosina Storchio e tutta una serie di iniziative culturali che sono messe in rete in questa 24esima Sagra del Fungo Chiodino. Il tutto in compagnia del Re Fungo, che tra l'altro in questi giorni sta crescendo molto bene grazie alle perfette condizioni climatiche, quindi vi aspettiamo numerosi domenica e sabato e venerdì per scoprire questa magnifica sagra che sta per iniziare.